presidente e l'assessore stanno avvenendo. Stanno avvenendo, se dovessi dire, più velocemente di quanto io mi aspettassi. Ma questo è figlio di questa grande intuizione che voi avete avuto molti anni fa, di dare continuità a questa linea di sviluppo per il Trentino. Il Trentino, diceva Bruno Kessler, non potrà crescere di sole mille. E voi non solo lo avete detto, ma lo fate con continuità. Queste persone che vengono anche da altri luoghi lo dimostrano. Lo dimostrano perché oggi la reputazione del Trentino è soprattutto questa, per la grande università che voi avete, per un grande centro di ricerca sull'agroalimentare che voi avete, per un grande centro come FBK che spazia dalle scienze religiose alle telecomunicazioni, ai materiali. E quindi io veramente mi auguro che questa cosa venga veramente valorizzata, perché voi siete un piccolo laboratorio del nostro paese, avete in termini di popolazione un po' meno dell'1%. Ebbene, se il nostro paese vi guarderà con attenzione e dirà: ma guarda, forse anche un'autonomia un po' più spinta rispetto ad altri, però dove le cose si fanno e si fanno bene, può essere un modo per avere alcune sperimentazioni che poi diventano progetto paese. Ecco, lo so che non è facile perché il paese è in difficoltà, però in fondo questo è un po' il messaggio che noi vogliamo darvi, nel senso che la comunità qua, avete visto, sono persone meravigliose, sono uomini e donne, giovani e meno giovani, che sono capaci di fare cose veramente un po' speciali, e le fanno non solo per la ricerca così, ma pensate un po', una decina di anni fa fu fatto un investimento su un tema connesso alla salute di grandissimo valore, che è quello che si chiama il fascicolo elettronico del cittadino. Ebbene, vedete come, partendo di nuovo dalla ricerca, nel giro di poco questa cosa è diventata un patrimonio del Trentino. Oggi sono 65.000 i cittadini del Trentino che lo usano con quotidianità, che vuol dire che loro non devono più avere una ricetta, che possono fare alcune attività che sono a volte noiose, fare code, che hanno i risultati dei loro esami in poche ore, che hanno una qualità della sanità che non ha eguali nel nostro paese. Ecco, questo è solo un piccolo esempio. Pensate alla scuola. La scuola, noi stiamo pensando di fare un investimento sulla scuola, perché noi riteniamo che il nostro paese debba partire dalla scuola. Ebbene, noi stiamo creando, vedo anche un sorriso di una persona che stiamo coinvolgendo in questa nostra nuova avventura. Noi vorremmo, insieme alle realtà della scuola del Trentino, quindi non da soli di nuovo, insieme naturalmente al vostro centro di ricerca che avete, alla direzione, alle scuole, avviare un processo che parta proprio dalla pedagogia, mettere insieme pedagogia, spazi e tecnologie. Quindi noi abbiamo questa visione lunga, e guardate che in un momento un po' particolare, in cui sembra che salti tutto, queste istituzioni che hanno questa vision, questa possibilità di guardare lontano, sono poche, e noi dobbiamo preservarle. Io credo che se i giornalisti hanno voglia di chiedere qualche cosa in aggiunta, sì. Noi abbiamo un'esigenza, che è quella di confermare con i fatti quello che abbiamo detto con le parole. I fatti sono approvare il bilancio, e quindi alle 14:30 si riprende, no. E credo che sia opportuno che andiamo. Quindi, noi vi ringraziamo molto.